cari amici di Radio Blog, un caro saluto a tutti voi. Io mi chiamo Matteo Farneti, sono un autore esordiente che ha appena pubblicato il suo primo romanzo che si chiama L'età dei profeti. È un'opera drammatica narrata in prima persona che contiene elementi legati al giallo e al thriller. È la storia di due amici che si ritrovano dopo anni nei luoghi della loro giovinezza, sul Lago Maggiore. Uno, Nicola, è figlio di un grande banchiere, Marcus Goldberg. Quando suo padre esce di scena, convince l'amico a seguirlo ai vertici della banca. Nella storia si trovano molti enigmi, tra cui un'anamorfosi contenuta in un quadro, la scomparsa di una ragazza e tutta una serie di lotte per la conquista del potere legate alla banca, Goldberg Bank. Vi mando questo breve audio per parlarvi di tre libri che mi hanno colpito tantissimo e che consiglio anche a voi. Sono tre libri molto diversi da loro. Per cominciare ho scelto per voi True, che è la biografia di Mike Tyson. È un personaggio che da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni. È un personaggio che ha incarnato nel bene e nel male il sogno americano e anche la caduta. In questo libro, attraverso un ghostwriter, viene fuori la sua storia fin da bambino, quando viveva nel Bronx e con una famiglia disastrata alle spalle campava di piccoli furti, di risse, fino a entrare e uscire dal riformatorio. Poi l'incontro con il leggendario Cos D'Amato, un grande allenatore di boxe che fin dai tempi di Floyd Patterson, che era stato battuto nella lotta per i massimi dal grande Sonny Liston, cercava un degno erede, qualcuno che potesse vendicarlo in qualche modo e portargli la corona dei massimi. Un giorno un allievo della sua palestra gli aveva portato un ragazzino di 12 anni di nome Mike Tyson. Si erano battuti sul ring, quindi un ragazzino di 12 anni contro un pugile professionista, e di colpo in quel momento, semplicemente guardandolo, Cus aveva capito che la sua ricerca era finita e che finalmente avrebbe avuto un degno pretendente per la corona dei massimi, che di lì a poco sarebbe davvero arrivata, perché poi Mike era diventato campione dei massimi che non aveva neanche 20 anni. Poi di qui una sfolgorante ascesa e poi anche però la caduta, le accuse di stupro, le amicizie discutibili, i comportamenti antisportivi sul ring contro Evander Holyfield. Il libro è veramente veloce, godibile, ma comunque al tempo stesso lascia comunque un segno, è difficile dimenticarlo. È scritto comunque in maniera molto semplice e diretta, e io questo lo consiglio a tutti. Un altro libro che mi ha colpito molto, ovviamente cambiando completamente genere, è Pastorale americana di Philip Roth. Qui vado sul difficile perché è un autore che è conosciutissimo, di cui sicuramente è stato detto molto, gli elogi non sono mai abbastanza, però sicuramente mi permetto di parlare di Pastorale americana perché tra i suoi è il libro che di gran lunga preferisco. È un libro di straordinaria tensione, di straordinaria velocità. È molto difficile condensarlo qui in poche parole, il tempo è tiranno, però sicuramente è tutto incentrato sul rapporto tra un padre e una figlia ribelle, una figlia che arriva a rinnegare i valori della tipica famiglia americana in cui è cresciuta in quegli anni 50, in quell'America incantata, per abbracciare un'ideologia comunista e da qui prendere una strada che lentamente la porta a una caduta, a una lenta autodistruzione. E quindi il padre si mette poi alla ricerca della figlia per cercare di riportarla a casa o per cercare di recuperare il rapporto con lei. Però da quel punto in avanti anche la sua stessa strada, quella di un padre, di un uomo apparentemente perfetto, mite, buono, sarà sempre una discesa agli inferi tra mille difficoltà. Comunque un autore straordinario, questo credo che a buon titolo possa essere considerato uno dei suoi capolavori, se non addirittura il suo capolavoro per antonomasia, il suo libro più bello. E per concludere, cambiamo di nuovo diretto argomento, vi consiglio La folie Baudelaire di Roberto Calasso. È un libro straordinario che parla di moltissime cose, come sempre un libro sfuggente, ambiguo, di un autore italiano fra i migliori, e oltre ad essere editore, saggista, presidente di Adelphi, sicuramente scrive dei libri deliziosi a metà tra saggio, romanzo, narrazione. E in questo libro appunto si parla della grande figura di Charles Baudelaire, di quella Parigi di 800 e quindi dello sfuggente
profondo su cui agiva questo straordinario poeta, che al tempo stesso era un grande connessore, un grandissimo appassionato di arte, e quindi vengono fuori tanti personaggi di quella Parigi artistica, in particolare Ingres, David, Delacroix e tanti altri pittori, e l'affiorare al contempo della sensibilità moderna. Quindi un libro vastissimo di cui ho parlato per vaghi accenni, ma che sicuramente vale la pena leggere perché dà delle suggestioni incredibili. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, un caro saluto a tutti voi di Radio Blog, ed è stato un piacere essere qui con voi. A presto, un caro saluto da Matteo Farneti.